Il 25esimo premio Paolo Borsellino, con i suoi 28 incontri nelle scuole abruzzesi, ha presentato a Teramo il libro La paura non perdona, una vita sotto scorta, con l'autore Luigi Leonardi, imprenditore e testimone di giustizia, che ha denunciato e fatto arrestare e condannare i suoi estorsori della camorra napoletana. Luigi Leonardi è un imprenditore che ha scelto di dire no al racket delle estorsioni. Questa mattina Leonardi ha incontrato gli studenti dell'Istituto di Poparozzi, diretto dalla professoressa Caterina Provvisiero. È un messaggio per rafforzare nei nostri studenti quei valori importanti che portano a vivere nella legalità. Non è il primo anno che noi partecipiamo a questo evento, che veramente dà la possibilità ai ragazzi di leggere dei tratti di storia contemporanea che nessun libro potrebbe esprimere così, con grande forza emotiva. Il messaggio è sempre lo stesso, la libertà in realtà, perché la legalità è sinonimo di libertà. E quello che porta i ragazzi è il punto di vista di chi la delinquenza purtroppo la subisce. Quindi a questi ragazzi non bisogna dare, cioè bisogna dare degli esempi, non bisogna puntargli l'indice sempre. Quindi quello che porterò è un messaggio di libertà e di ricerca della libertà dal mio punto di vista di imprenditore vessato, perché la mafia purtroppo è l'unica azienda in Italia che vive e gode di ottima salute, che cresce ogni anno, ma soprattutto ai giovani va fatto capire quali sono le loro responsabilità, perché tutti li abbiamo le responsabilità, e loro devono capire che anche nelle piccole scelte hanno delle responsabilità, e la differenza la fai proprio nel momento in cui devi scegliere se stare con loro o contro di loro. Un mondo migliore attraverso le testimonianze di tanti testimoni che portiamo in giro nelle scuole. Il 28 avremo 5 incontri nel Pescarese, oggi siamo a Teramo come sapete, e il 29 invece, con la 25esima edizione del Premio Nazionale Borsellino, avremo l'opportunità di abbracciare, se non purtroppo virtualmente con le mascherine, i tanti testimoni che saranno con noi e che riceveranno il premio. La premiazione del premio Borsellino, in programma venerdì 29 ottobre alle ore 10 all'Auditorium Flaiano di Pescara, verrà trasmessa in diretta su Rete 8.